Cari amici, rieccoci qui in attesa tra un po' di pausa tra primo e secondo. Anche oggi continuo a parlare, come abbiamo iniziato a fare da domenica, di videogiochi tra chi sono i miei preferiti e chi comunque rappresenta un boom di evoluzione, di svolta. Oggi parliamo di WWE 12, anche se potremmo definirlo anche WWE 2K12, sempre però prodotto dalla TKO per PS3, Nintendo Wii e Xbox 360, rilasciato il 22 novembre 2011 tra States e Canada e in Europa il 25 novembre 2011. Beh, modalità di gioco ovviamente ce ne sono tante: Royal Rumble Match, mosse finali, prese di sottomissione. C'è la modalità WWE Universe, la Road to WrestleMania. Poi insomma. Qui dice per esempio alcuni personaggi: John Cena, Randy Orton, Kofi Kingston, Triple H, Daniel Bryan, The Undertaker, Rey Mysterio, John Morrison ed Edge. Diciamo, hanno l'abilità del rialzarsi. Poi vedo qui anche si potrà creare il proprio show, insomma. Poi leggo anche qui che ad ottobre del 2013 la 2K Sports ha annunciato che non si poteva più giocare online a WWE 2K12. Allora, come edizioni leggo qui quella originale disponibile solo negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. La People Edition contenente The Rock giocabile, un DVD sulla sua carriera ed una sua foto autografata. Poi anche un'altra edizione con. Vediamo, questa si chiama la Stratisfaction Edition contenente un DVD sullo yoga ed una fedele replica dei guanti di Trish Stratus. In Messico, sulla copertina del videogame, sarà presente come testimonial in gara. Il 25 maggio uscì la versione post-WrestleMania contenente personaggi normali più l'aggiunta di tutti i DLC. Poi nuovo sistema di animazione con la TKO con la Predator Technology. E ora veniamo ovviamente a quello che è il piatto forte dei giochi di Raw e SmackDown: roster maschili, Raw, Alberto Del Rio, Alex Riley, Big Show, Chavo Guerrero, CM Punk, David Otunga, Dolph Ziggler, Drew McIntyre, Evan Bourne, Goldust, Jack Swagger, John Cena, John Morrison, Kofi Kingston, Mason Reign, Michael Cole, Michael McGillicuddy, The Miz, R-Truth, Rey Mysterio, Sandino Marella, Vladimir Kozlov, Zack Ryder, SmackDown, Brodus Clay, Christian, Cody Rhodes, Daniel Bryan, Ezekiel Jackson, Heath Slater, Husky Harris, Justin Gabriel, Kane, Mark Henry, Randy Orton, Sheamus, Sin Cara, Ted DiBiase Jr., Tyson Kidd, Triple H, The Undertaker. Vedo anche qui per SmackDown Vladimir Kozlov, Wade Barrett, William Regal, Yoshitatsu, Divas, Raw, Beth Phoenix, Brie Bella, Ivy Torres, Kelly Kelly, Karma, Maryse, Nikki Bella, Vicky Guerrero. SmackDown, Alicia Fox, Layla, Michelle McCool, Natalia, Manager, Justin Roberts, Ricardo Rodriguez, Theodore Long, Tony Kimmel, Leggende, Arn Anderson, Axe, Batista, Booker T, Brock Lesnar, Christian, il Retro, Eddie Guerrero, Edge, Retro, Jerry King Lawler, Jim Ross, Kane Retro, Kevin Nash,
Mac Foley, Randy Savage, Ricky Steamboat, Road Warrior, Animal Hawk, The Rock, Shawn Michaels, Smash, Steve Austin, Trish Stratus, Vader, Vince McMahon. Tag Team Stable, Axe e Smash, Beth Phoenix, Natalya, Big Show e Kenny Slater, Justin Gabriel, Kenny Undertaker, Road Warrior, Animal e Hawk, Sandino Marella e Vladimir Kozlov, Campioni nel gioco, WWE Champion Alberto Del Rio, World Heavyweight Randy Orton, Intercontinental Cody Rhodes, United States Dolph Ziggler, WWE Tag Team Championships, David Otunga e Michael McGality, WWE Women Champion Layla, WWE Divas Kelly Kelly, Arena, Raw, SmackDown, NXT, Superstars, Bragging Rights, Elimination Chamber, Extreme Rules, Fatal 4-Way, Hell in a Cell, Money in the Bank, Night of Champions, Over the Limit, Royal Rumble, SummerSlam, Survivor Series, TLC, Tables, Ladder and Chairs, Tribute to the Troops, WCW Clash of the Champions, WCW Monday Nitro, WCW Starrcade, poi WrestleMania 27. Poi ovviamente vari titoli come il titolo WWE, pesi leggeri, Divas Hardcore, Intercontinental Attitude Era, World Tag Team, World Tag Team, Attitude Era, Unificati Tag Team Championship, United States, Women Championship, World Heavyweight Normale, Attitude Era. Della WWF il Million Dollar Championship, l'European Championship, il Light Heavyweight Championship, l'Undisputed Championship, WCW Championship, versione WCW del WWE Championship, World Heavyweight Championship, versione WCW. ECW Championship, ECW World Championship, Attitude Era. Poi alla fine vedo qua Collins, la rivista Play Generation diede la versione per PS3 un punteggio di 86 su 100, apprezzando la nuova struttura di gioco che rendeva gli scontri più interessanti, come contro l'evoluzione grafica. Quasi nulla e qualche imprecisione di troppo nei controlli, finendo per trovarlo un titolo divertente e completo. Dopo una serie di aggiornamenti venduti a prezzo pieno. Quindi, insomma, che dire, anche questo videogioco ha segnato l'epoca dell'inizio della 2K, che ricordiamo poi continua ancora. Purtroppo non c'è stato il capitolo WWE 2K21, ma sostituito da WWE 2K Battlegrounds, e proprio domani parleremo del confronto tra WWE All Stars e WWE 2K Battlegrounds. Bene, io vi saluto, cari amici. Come ultimo video momentaneo, dopo aver pubblicato, caricato questo, postato questo, dopo aver mangiato il secondo, ci sarà il video per far conto un po' di quella che potrebbe essere già la card definitiva del prossimo evento speciale per view della WWE. Clash of Champions questa domenica, nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 settembre. Quindi ora niente, aspettate quel video che penso sulla card pay per view lo metterò in primo piano. Grazie a voi tutti, quindi ho detto domani, ultimo confronto tra videogame e WWE. Poi settimana prossima vediamo a cosa dedicarci. Magari Dragon Ball, Naruto o Kenshiro, vediamo un po'. Grazie, alla prossima. Amigos alla grande, ciao, hasta la vista, ciao.